L'AB Dilettanti e dell'Amatori Pescara, un trionfo meritato quello dei biancorossi di Vida Krasic, che hanno controllato per tutti i 40 minuti una gara 3 che poteva nascondere tutte le insidie di una bella, soprattutto dopo aver accarezzato la vittoria anche in gara 2, persa negli ultimi 4 minuti. Rosetto ci sperava, proprio per il fattore psicologico, ed invece a prevalere è stata la sfrontatezza dei biancorossi, capaci di farsi scivolare addosso la delusione di giovedì scorso. E poi l'energia, la freschezza atletica che i giovani dell'Amatori hanno messo sul piatto contro una dimensione solare con la lingua di fuori. Se poi ci mettiamo che gli squali hanno tirato 1 su 15 dall'arco, ecco che il verdetto che viene fuori dal Palelettra è inappellabile. Va detto altresì che prima di tutto ha vinto il basket abruzzese, che ha portato in finale due sue rappresentanti, ed ha rivinto il basket nostrano per lo spettacolo offerto, corretto in campo nonostante l'alta posta in palio, corretta sugli spalti per le migliaia di persone accorse nelle tre partite. E la fotografia è quella del pubblico biancazzurro, indomito nell'inneggiare la propria squadra negli ultimi minuti nonostante la sconfitta, ben più di una semplice consolazione per società e staff tecnico. Come detto, Amatori con la gara in pugno sin dalle prime battute, grazie alle giocate dell'MVP di gara 3 dell'intera serie, Rudy Diner, lo straniero, tra virgolette, di una squadra abruzzese, molto pescarese. Il lungo trentino gioca un primo tempo siderale, 23 di valutazione all'intervallo, in un campionario di assoluta completezza, non solo punti ma anche recuperi e assist. Il primo quarto segna il trend della partita, che il secondo conferma. Pescara corre coi piccoli e anche coi lunghi, e al ventesimo il distacco in doppia cifra, più 11, 46 a 35. Nel terzo quarto Roseto sembra mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi di Pescara, anche se la siccità di canestri dalla distanza, 0 su 9 dall'arco per Elia e Maggioni, per cui come in gara 1 risultano stregati i canestri del Palelettra, non permette di monetizzare la rimonta. Poi quando il divario si accorcia sul 58 e 52 grazie alle giocate dei lunghi Fucek e Del Brocco, ecco la tripla di Comignani a ripristinare le distanze. E poi le giocate di Diner, 23 punti, 30 di valutazione, e di un sontuoso Capitan Grosso, 18 punti e 21 di valutazione. L'ultimo quarto è senza storie, pescaresi col vento in poppa, Roseto senza benzina, finale 85 a 71. In doppia cifra nell'Amatori anche Comignani, 14 punti, e Di Carmine, 14, con tanti minuti giocati in playmaking, anche se di mestiere fa l'ala pivot. 18 punti ciascuno per la premiata ditta Fucek Del Brocco sulla sponda rosetana. Siete arrivati a questo traguardo straordinario. Guarda, una sensazione indescrivibile. Sono troppo contento perché è un risultato che abbiamo voluto con tutto il cuore, con tanto lavoro, tra alti e bassi, e ci siamo riusciti, e siamo un gruppo fantastico, è troppo bello, sono contentissimo. Hai giocato una serie fantastica per ottenere questo grande risultato. Sì, abbiamo fatto una bella serie. Abbiamo fatto una bella serie, e quello che penso che ci meritiamo per il lavoro che abbiamo fatto tutto l'anno, veramente. Molto contento. Sì. Ma sì, guarda, io arrivano sicuro in uno buono momento per questa società. Sicuro, prima che io voglio, ha detto tutta merita per i giocatori. Noi lavorano duro qua 16 settimane. Dopo io voglio, ha detto tanto grazie ai dirigenti, perché mi credo, e anche in qua bello. Bella gente che arrivano e tifo per noi tutto il tempo. Complimenti a Pescara, perché sono stati veramente bravi. Dicevo prima durante l'intervista, cosa non rifaresti? Chiederei in federazione di poter giocare 3 partite in 3 settimane, perché ai miei era la mia paura oggi vedere la risposta fisica. In effetti loro vanno e noi un po' l'abbiamo sentita le 3 partite, questa è stata la chiave. Però permettimi di ringraziare i miei ragazzi, che sono stati dei fenomeni. Dei giocatori non hanno vinto, non sono andati in B2, sono degli uomini di Serie A.